Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Il programma di Milly Carlucci è nel pieno della sua corsa. Dopo la puntata di Ballando con le Stelle, però, lei esplode di nervoso, parole pesantissime. Giunto alla sua 22esima edizione, Ballando con le Stelle è uno dei programmi più seguiti del panorama televisivo italiano. Il successo di questo format è merito anche e soprattutto di Milly Carlucci, capace ogni anno di trovare personaggi interessanti e curiosi, capaci di far affezionare il pubblico già dalle prime puntate. Come ogni anno, poi, non mancano battibecchi e punzecchiature tra i concorrenti e la giuria. Nel corso della puntata di sabato 15 ottobre, in particolare, una scelta di un giurato ha scatenato l'ira feroce di una concorrente, nelle ultime ore ha svelato tutto sui social network. Ballando con le Stelle, Marta Flavi contro Guillermo Mariotto. Nel corso della puntata di sabato 15 ottobre, ad essere eliminata è stata la coppia formata da Simone Arena e Marta Flavi. Quest'anno, il programma ha introdotto una novità, social, dopo l'eliminazione, il concorrente VIP della coppia viene intervistato da Milly Carlucci e il video viene caricato sugli account social di Ballando con le Stelle. Sabato sera, quindi, è stato il turno della Flavi che si è descritta come dispiaciuta ed arrabbiata, soprattutto con un giudice. Io ce l'ho con Guillermo Mariotto che secondo me non è un uomo buono e va molto a simpatia, ha detto, senza mezzi termini. Lo stilista del Venezuela ha infatti fatto infuriare la concorrente a causa del voto dato alla sua esibizione, 0. 0 è una cosa che offende perché io comunque ci ho lavorato, mi sono impegnata. Se una si mette in gioco e ci prova, non gli puoi dare 0. 0 è proprio offensivo da morire. Secondo Marta Flavi, Guillermo Mariotto dà quei voti per attirare l'attenzione su di sé e per far parlare di sé, addirittura, crede che lui ami essere insultato. La ormai ex concorrente di Ballando, una volta fuori dal programma, vuole definitivamente togliersi ogni sassolino dalla scarpa e lancia la bomba. Posso dirlo? Ecco. Trovo che Guillermo Mariotto sia un capone. E mi meraviglio che faccia moda perché la moda è eleganza, ha detto, sfogandosi di ogni nervosismo. Insomma, per Guillermo Mariotto non è né la prima né l'ultima volta che scatena le ire di un concorrente e questo, probabilmente, piace al pubblico che continua a seguire il programma. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.